Ciao a tutti. Allora, oggi vi insegnerò a fare questa rosa bellissima. È fatta con il foamy, o gomma crepa, gomma eva, comunque quello, e useremo gli stampini, quelli proprio per la rosa. Allora, metto via quella fatta e vi faccio vedere come si fa. Allora, intanto vi serve due pezzettini di verde glitterato, prendete la misura. E tagliate, facciamo più o meno la metà, e due, e questo teniamo per un altro progetto. Poi scegliamo un colorino, io la voglio fare rossa. Invece di questi qua ce ne serviranno 6. Prendiamo sempre la misura. Poi tagliamo. Vediamo un po' quanto mi serve la misura, così. Ok, e questo è il materiale. Teniamo queste, ci servirà poi una forbicina piccolina, bella puntita, l'acqua da caldo. Questa è un po' vecchiotta, però funziona benissimo. Prendiamo una ricarica per acqua da caldo, se no rimaniamo senza. Poi ci servirà uno stuzzichino di quelli lunghi, penso per fare boh, tipo gli arrosticini, quelle cose lì. Aspettate che vi dico anche la lunghezza. 40 cm. Questo è da 40 cm e lo mettiamo da parte. Poi vi servirà un ferro da stiro. Io ho trovato il modo per tenermelo piatto, diciamo, alla rovescia, con dei bastoncini infilati qua. E è già bello caldo, perché l'ho già attaccato alla corrente. Poi vi servirà questo nastro che lo vendono, boh, i fiorai, queste cose qua, che dovremmo ricoprire il bastoncino, poi lo faremo. Il materiale mi sembra che è tutto qua. Allora, vi faccio vedere come si usano questi stampini, che ne faccio qualcuno con voi, poi blocco il video e faccio tutti gli altri. Allora, si mette a scaldare un pezzettino di foamy finché non si inarca, vedete? Si sta inarcando, vuol dire che è già bello morbido, caldo. Allora, dobbiamo farne 3 da un verso e 3 dall'altro. Quindi prendiamo, giriamo e iniziamo il primo. E ne facciamo uno così, con il pezzo del foamy rivolto verso il basso. Pigiamo bene, 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 finché è caldo. Poi togliamo e dobbiamo tagliare la sagoma. Ok, allora adesso questa non faremo una cosa che poi nell'altro vogliamo fare. Andiamo a scaldare un altro pezzo e questo ce lo mettiamo da parte. Diciamo che si scalda. Ok, e lo mettiamo invece con la parte glitterata sopra. Se riesco a prenderlo, ok.
anche qua schiacciamo bene bene. Allora, io vi consiglio di prendere questi qua per le rose, perché per adesso sono quelli che sto usando di più alla fine, perché io ho altri stampi, ma con le rose sono secondo me il fiore più bello, che anche da fare un regalo, queste cose qua. Allora, tiriamo fuori, stavolta dobbiamo rovesciare e tagliare. Anche se non è precisissimissimo, non vi preoccupate perché tanto poi non si vedrà. Dopo aver fatto questo lavoro, dobbiamo anche tagliare qua, fino diciamo al bulbo che c'è in mezzo, tutti e quattro i lati. Solo quelli che hanno il pezzo, diciamo, in alto dal lato non glitterato, perché questi qua invece no, perché ci serviranno poi per il fondo. Quindi bisogna farne tre così e tre così. E io li faccio e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, ne abbiamo fatti tre così e tre così dall'altro lato. Adesso iniziamo. Prepariamolo con la caldo. Ne prendiamo uno, prendiamo un petalo e lo iniziamo a girare. Così. Un goccino di colla a caldo e lo blocchiamo. Poi prendiamo quello di fronte. Ci mettiamo un goccino di colla qua in mezzo e sui due laterali. Proprio un goccino, se no esce tutta. E abbracciamo il pezzo di fronte. Così, e teniamo un attimino finché non prende la colla. Tanto io mi sono incollato tutte le mani, così. E facciamo la stessa cosa da questo lato e dall'altro. Mettiamo un goccino di colla in mezzo, un goccino da un lato e un goccino dall'altro. E abbracciamo questo pezzo qua e manteniamo. L'ultimo invece mettiamo solo un po' di colla in mezzo e basta, e abbracciamo. Ok, ci siamo? E abbiamo fatto il bocciolo. Adesso ne prendiamo un altro, sempre uguale. Mettiamo sotto un po' di colla a caldo e attacchiamo qua. Finché non prende bene bene. Poi adesso dobbiamo fare la stessa cosa, sempre abbracciare, ma solo un po' di colla in mezzo. Un goccino, tiriamo su e abbracciamo. E giriamo in senso orario. Un goccino di colla, tiriamo su e abbracciamo. Un goccino di colla. Tiriamo su e abbracciamo, un goccino di colla. Cerchiamo sempre di mettere i petali bene schiacciati, eh? Vedete così, un goccino di colla, tiriamo su e via. Adesso prendiamo il terzo, che è l'ultimo che facciamo sul lavoro, sempre uguale, un goccino di colla in mezzo. Attacchiamo. Cerchiamo di sfalsare i petali. Vedete, qua mi finisce, quindi io lo metto qua da sto lato, che così me lo copre. Ok? Adesso facciamo attaccare bene. Un po' di colla qua. E attacchiamo.
Vedete che non si chiudono completamente, perché mettendo la colla solo in mezzo viene questo bel effetto mosso. Ok, sta prendendo forma, vedete? E fuori vediamo il brillantinoso. Ok, adesso lo mettiamo un attimino da parte e prendiamo questi tre. Dobbiamo tagliare come abbiamo fatto negli altri in mezzo, però in più dobbiamo fare un'altra cosa. Allora, dobbiamo sovrapporre i petali in questo modo. Da formare, vedete, un 3D, diciamo. Solo che nel primo magari l'attacchiamo più in fondo, che viene più stretto, nell'altro un pochino più in qua, e nell'ultimo attacchiamo proprio sul bordo, così vengono man mano un pochino più larghi. Io faccio subito quello più largo. Vedete, dove metto la colla proprio sul bordino. E ci attacco sopra l'altro petalo. Sul bordino e ci attacco l'altro petalo. Vedete com'è venuto? E lo mettiamo da parte. Poi prendiamone un altro, facciamo lo stesso lavoro, prima lo dobbiamo tagliare. E lo mettiamo un pochino più strettino, tipo qua. Sulla gobbetta qua. Vedete, state attenti che non si staccano gli altri quando attaccate l'ultimo. Vedete com'è più stretto questo in confronto a quest'altro? L'altro lo lasciamo così. Allora, iniziamo con questo più stretto. Prendiamo il fiore, mettiamoci un po' di colla sotto e lo mettiamo dentro, sempre sfalsato, ricordatevi, quindi così. E lo facciamo aderire ben bene. Poi, ok, poi un pochino di colla qua, prendiamo l'altro, infiliamo, sfalsato. Vedete che bello? Lo facciamo attaccare ben bene. Ultimo. L'attacchiamo sempre sfalsato. Questo proprio deve stare quasi staccato, vedete? Solo il mezzo deve essere attaccato. La rosa vera e propria è fatta. Adesso facciamo con lo stesso stampo, con la stessa forma, le foglie sotto. Prendiamo i due verdi tagliati, scaldiamo. Li dobbiamo scaldare come l'ultimo, quindi con il pezzo rotondo verso il glitterato. Adesso faccio vedere. Quindi con l'altro pezzo, diciamo così. Andiamo a metterle così sopra. Non così, così. Prendiamo, mettiamo e schiacciamo. E questi due non tagliamo il pezzo qua dentro, lo lasciamo intero, tagliamo solo i bordini e basta.
E uno. Anche questo sfalsato, è sempre, sempre, sempre sfalsati vanno messi. Quindi va messo così. Altro pezzo. Poi questi teneteveli se volete fare la fogliolina sotto, che sono molto utili. Poi ve l'ho inventato un po' voi, eh. Vedete un po' voi come farla, io poi vi faccio vedere un segreto, diciamo segreto. Prendiamo, dov'è? Giriamo, infiliamo sopra. Schiacciamo. Ok? Stesso lavoro. Prendiamo le rose, un po' di colla qua in mezzo. E ci mettiamo un'altra foglietta. Poi alla fine lavoro togliete tutti i pelucchetti, perché sennò guardate che bella che è. Queste qua poi se voi non vi piace che si veda sotto, basta che le girate un pochino così, non è che ci va. Ok, mettiamo da parte. Poi prendiamo un altro pezzettino, vedete dove ce l'ho? Qua. Di verde, proprio una salsetta. Andiamo a scaldare. Ok, poi la dobbiamo mettere solo a metà fiore, solo questi due petali per fare una foglietta. Schiacciamo. Tiriamo fuori e tagliamo a filo. E rimane, vedete, questo pezzo qua? Lasciatelo da parte e dopo faremo la foglietta. Adesso prendiamo il ferro da stiro che non ci serve più. Prendiamo il bastoncino e il nastro da giardiniere. Allora, bisogna mettere subito un goccino di colla a caldo. E lo attacchiamo lasciando un pezzettino di punta, così. E poi iniziamo a girare, a fare la spiralina. Speriamo che poi. Ok, metto fuoco. E continuate a girare fino a che avete fatto tutto il bastone.
Basta che lo teniate bello tirato, poi fa tutto il lavoro il bastone che girate. Non fate lo sbaglio mio. Allora, taglio. Ok, siamo arrivati alla fine. Vedete? Ultimo girino. Ok, adesso tagliate lasciando un pezzettino più piccolo, un accetto di cola caldo. Chiudiamo. Il bastoncino è fatto. Adesso mettiamoci il fiore prima. Mettiamo un po' di cola caldo sulla punta dello stecchino. Ok. E infilziamo il fiore in mezzo dove abbiamo messo sempre la colla. Così. E voilà. Adesso ci mettiamo ancora questo qua. Dovete semplicemente mettere un goccino di colla in mezzo. Anche sotto. E metterlo nella posizione desiderata, tipo qua. Poi accavallate le due foglioline, le tagliate uguali. Prendete quella più piccola come modello, ad esempio la più piccola è questa qua, e quindi taglio il resto uguale. Poi un po' di colla qua in mezzo. Attacchiamo. Se vedete qualche imprecisione, tagliatela. Vedete come qua? La vostra rosa è pronta. Secondo me è un bellissimo pensiero regalo. Vabbè, poi togliete tutti questi peruchini della colla caldo. Secondo me è un bel pensiero regalo. Vedete, facile con, io non so, due fogli, ma neanche metà foglio verde e metà foglio rosso, voi l'avete fatta. Ed è veramente bella. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale. Nei commenti vi aspetto, chiedetemi altri video, quello che volete, se avete domande su questo, su qualunque altra cosa. Mettete un mi piace al video se vi è piaciuto e al prossimo video. Ciao ragazzi!